Angelica Amato, presente alla rassegna Libri Meridionali, 28esima edizione, per la presentazione di un interessante libro. Allora, perché leggere il suo libro e quando sarà la presentazione di questo bellissimo testo? Il mio libro sarà presentato il 22 sera alle 9:30, domenica sera. E bisogna leggerlo perché è un libro che dà forza a chi si arrende quando ci sono le avversità della vita, come è avvenuto a me. È un libro semi-autobiografico, nel senso che la protagonista, Angela Pacelli, all'inizio segue un po' la mia vita, però poi dopo è una vita romanzata di Angela Pacelli, non è la vita di Angelica Amato. Non è un libro autobiografico, ma è un romanzo. Ecco, da dove nasce la passione per la scrittura e cosa è che le ha dato la forza poi di scrivere questo libro? Allora, io non sono una scrittrice, ma bensì sono un avvocato. Mi sono trovata ad essere scrittrice per fare una terapia occupazionale. È stata la dottoressa del primo anno di ospedale, dove sono andata ben 13 anni fa, che mi ha consigliato che per sbloccare il mio corpo, che era completamente bloccato, e per sbloccare il mio cervello, che dopo 8 mesi di coma era completamente in panne, dovevo avvicinarmi ad una tastiera di computer e scrivere al computer quello che pensavo, quello che sentivo. E così feci. All'inizio ricordo che riuscivo a scrivere pochissimo, nemmeno un rigo, i primi anni quasi poco, poi gli anni passavano e scrivevo. In poche parole, in 12 anni ho scritto più di 450 pagine, però poi la casa editrice mi ha pubblicato soltanto 140 perché ha ritenuto troppo dispersivo. E questo libro è stato presentato alla Fiera del Libro di Torino grazie al contributo di tutti quanti voi, agli amici miei, ai miei amici avvocati, colleghi. Grazie alla presentazione alla Fiera del Libro è stato notato da una rivista internazionale di cultura e di arte che si chiama Le Muse. Questi mi hanno contattato e mi hanno detto che nel mese di gennaio mi faranno una recensione del mio libro. Diario di una parentesi, quindi L'Ossessione, questo è il libro che sarà presentato il 22 luglio alle ore 21:30 presso la Casa Santa Scolastica Santa Maria di Castellabate, quindi non perdete questo appuntamento perché è davvero importante. Venite domenica sera che vi divertite perché è interessante.